Dichiaro chiusa la controprova. Il Senato approva l'inversione. Adesso passiamo all'ordine del giorno. Per favore, andiamo avanti. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge modifica alla legge 5 febbraio 92 e altre disposizioni in materia di cittadinanza. Il presidente Torrisi della prima commissione riferisce sui lavori della commissione. Un attimo, prima facciamo riferire al presidente e poi... Prego. Ho dato la parola al presidente. Siamo sull'ordine del giorno. Presidente, riferisca sui lavori della commissione. Ho già dato la parola al presidente della prima commissione. Prego, senatore Torrisi. Senatore Volpi, questo stigmatizza il suo stile da senatore. Senatore Volpi, me la prego di accomodarsi fuori. Senatore Volpi, è espulso. Prego gli assistenti di questori di eseguire. Prego, senatore Calderoli, la prego, lei è un vicepresidente. Allora, queste parole non le può dire in aula, le vado a dire fuori dall'aula. Senatore Volpi, esca dall'aula. Prendiamo atto di quello che ha detto. Senatore Torrisi, faccia la sua relazione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge oggi all'esame dell'Assemblea reca modifiche alla legge numero 91 del 1992 e altre disposizioni in materia di cittadinanza. In particolare è affrontata la questione dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori. Le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita, il cosiddetto ius soli, e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito a un percorso scolastico, il cosiddetto ius culturae. Il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2015. E una volta trasmesso al Senato è stata assegnata alla Commissione Affari Costituzionali, che ne ha iniziato l'esame il 27 ottobre 2015 con la relazione introduttiva della relatrice Lo Moro. Dopo la discussione e la reiezione... Silenzio! Dopo la discussione e la reiezione delle questioni pregiudiziali proposte da alcuni gruppi di opposizione, il 15 dicembre 2015 ha avuto inizio la discussione. Concluda, senatore Torrisi, concluda. Sono intervenuti 24 senatori, le repliche della relatrice e del rappresentante. Per favore. Se mi autorizza, presidente. Senatore Calderoli, mi meraviglio di lei che è un vicepresidente. Presidente, vista le condizioni, se mi autorizza consegno il testo. Concluda, concluda. Accogliendo le richieste avanzate, anche per... se mi autorizza... Consegno il testo, d'accordo. Allora, in relazione a quanto riferito dal senatore Torrisi, non essendo stato concluso l'esame in commissione, il disegno di legge numero 2092 sarà discusso nel testo trasmesso alla Camera dei Deputati senza relazione ai sensi dell'articolo 44, comma 3 del Regolamento. Adesso passiamo all'altro punto all'ordine del giorno, che reca deliberazione sul parere espresso dalla prima Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del Regolamento in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77 secondo comma della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per il disegno di legge conversione in legge del decreto legge 7 giugno 2017 numero 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale. Nel corso della seduta del 14 giugno
Senatore Manconi, per favore, non... Senatore Manconi, nel corso della seduta del 14 giugno scorso, la prima commissione permanente ha espresso parere favorevole sulla sussistenza dei predetti presupposti e requisiti e successivamente da parte del prescritto di numero di senatori è stato richiesto su tale parere il voto dell'Assemblea. Quindi domando al senatore Mancuso se intende intervenire. Senatore Mancuso, se rinuncia all'intervento passiamo alla discussione. Vabbè, confermo il parere del... D'accordo, conferma il parere. Iscritto a parlare il senatore Calderoli, ne ha facoltà, prego. Per favore, silenzio, basta adesso. Presidente, prima di intervenire sul merito, lo faccio per richiamare il regolamento. Lei ha completamente disatteso quanto previsto dal nostro regolamento, perché lei ha espulso un senatore dall'aula. Il senatore è ancora presente, quindi finché è presente lei è obbligato a sospendere la seduta, così come sarebbe stato obbligato a sospendere la seduta se una serie di parlamentari avessero occupato i banchi del governo, se ripetutamente avessero esposto dei cartelloni, e pertanto le chiedo di ristabilire l'ordine sospendendo l'aula e concedendomi di poter prendere la parola tranquillamente. Non obbligando il presidente Torrisi a consegnare un testo scritto perché gli è stato impedito di parlare, la stessa cosa è stato costretto a fare il senatore Mancuso. Quindi io le chiedo di applicare il regolamento, quando verrà applicato prenderò la parola. Allora, senatore, senatore Calderoli, abbiamo proceduto comunque dopo che era stata data la parola al senatore Torrisi per illustrare. Allora, il senatore Volpi, se è ancora lì, risponderà nelle sedi opportune di quello che ha commesso e revoco l'espulsione. Prego, ha la parola senatore Calderoli. Grazie Presidente. La prenda con l'amicizia che ci lega. Magari non ci stimiamo ma siamo amici. Però un precedente così solo l'arbitro Moreno mi fa venire in mente. Basta, eh.